Gianmarco, e qui siamo in pura gioia, abbiamo un pubblico eccezionale che festeggia la squadra, festeggia te. Emma Villas c'è, Emma Villas è in Serie A, chi l'avrebbe detto 4 anni fa, a parte te, io modestamente e pochi altri? Ma io il giorno che decidemmo di prendere questa iniziativa, io decisi di prendere questa iniziativa, avevo comunque delle idee molto chiare. Ora chiaramente pensare di riuscire a fare questi percorsi netti di campionati, Coppa, campionati di Coppa è stata una cosa un po' al di là delle aspettative, però io ci ho sempre creduto e quindi in parte sono sorpreso, in parte no. 3 campionati, 2 coppe, una fila di successi incredibili, uno staff sicuramente adeguato a questa avventura, uno staff che punta al futuro, a incrementare la bacheca dei trionfi di Emma Villas. Sì. Allora io dico che il prossimo anno noi faremo il campionato di A2 e chiedo a tutti i tifosi, a tutti i nostri sostenitori di Giussi e non, di continuare a sostenerci anche se non saremo a Chiusi e magari saremo a Siena, perché noi faremo una squadra comunque di livello anche in Serie A, perché è giusto continuare su questo progetto sempre a livelli più che dignitosi. Quindi state tranquilli che in A Chiusi farà la sua figura o Siena e Chiusi faranno la sua figura. E quindi parte un nuovo progetto che amplia quello di 4 anni fa e sicuramente spicca il volo nuovamente per il futuro Emma Villas. Sì, stiano tutti tranquilli che il futuro sarà sempre Emma Villas, questo è fuori dubbio. Noi raddoppieremo le energie, pensiamo già degli inserimenti anche a livello dirigenziale importanti e valuteremo alcuni giocatori di alta fascia per la Serie A. E quindi sarà una squadra competitiva, lavoreremo per costruire un qualcosa di incredibile in tempi anche piuttosto brevi. Non so se si apprezza l'occhietto di Gianmarco, ma è un occhietto felice, stanco, ma molto furbetto. Gianmarco, la dedica a questo punto ci vuole? Ma sai, dedicare una impresa così non è semplice, perché sono stati tutti straordinari, quindi la dedico principalmente a tutti i ragazzi che sono stati meravigliosi, grandi professionisti e grandi giocatori. Gianmarco, la festa è appena iniziata, ci vediamo dopo? Ok, a dopo. Ci aspettiamo, noi ci saremo. Michelino Grassano, eccoci qua, festeggiamo questa volta, come dire, il rientro nella Serie A dalla porta principale. Emma Villas, prima nel range di Serie B1, ma soprattutto prima ad accedere alla Serie A. Michele! Che bello, non ci sono tante parole in queste situazioni, però che bello, è stato anche combattuto con l'ultimo set, sarà ancora più bello vincerlo così, perché i primi due abbiamo dominato praticamente, l'ultimo set della partita invece punto a punto fino alla fine si è creata più suspense, diciamo, anche nel pubblico che oggi qui ha corso numeroso, grazie a tutti loro. Del resto la pallavolo è così, tu che di pallavolo ne mastichi molto e ce l'hai dimostrato sul campo, lo sai che fino a che non viene il terzo set nello score la partita non è mai chiusa. No, mai, con nessuno. Siamo stati bravi, per me è una doppia soddisfazione qui quest'anno. E allora una dedica, Michele. Così rischio di commuovermi adesso. Michele che si commuove, io piango, qui è solido, le lacrime sono solide, fate vedere l'occhio di Michele. Michele è uscito da un infortunio gravissimo l'anno scorso, purtroppo proprio su questo campo, purtroppo da questa parte del campo. E buonasera. E dopo alcuni mesi, è tornato a questi livelli a contrassegnare la definitiva vittoria di Emma Villas. Michele, io ti adotto appena possibile come figlio putativo, perché voglio dare in questo modo anche il mio avallo. Grazie, no, io sono contentissimo perché non è stato facile, poi sono venuto qui, c'erano 2 obiettivi in palio e oggi abbiamo raggiunto il secondo. Per me è stata una sfida bellissima, voglio ringraziare tutti quelli che mi sono stati vicini,
da quando mi sono fatto male d'estate, l'infortunio, il recupero, quelli che hanno creduto in me anche pochi mesi fa come il presidente e hanno saputo aspettare, quindi grazie veramente a tutti. Grazie a te Michi. Guarda lì, Piccolino, Nicolino, vieni davanti. Oh, un abbraccio da Nicola che festeggia insieme. Vieni qui, Bitto, il Bittoni in divisa Borghese, Nicola in divisa Andrea non si può dire nulla, ecco Simone. Allora! Allora, questi, Nicola, allora ti vedo commosso? Sono contento. Sappiate che Nicola, in virtù del suo infortunio, non può giocare perché non facciamo i playoff e quindi ha chiuso qui quest'anno il suo apporto, ma sei ben contento anche di questo? Certo, sì, ho chiesto ai ragazzi di fare il possibile per evitare di tornare a disposizione perché sarebbe significato fare i playoff, quindi sono contento, io fortunatamente sto bene. E prima di questo passaggio stava meglio. Esatto. Presto tornerò a giocare, quindi sono felice, doppiamente felice per me, per la squadra, per tutta la città, per Chiusi, perché sono stati due anni meravigliosi, due anni fantastici, avevamo degli obiettivi e abbiamo vinti tutti, quindi siamo una grande squadra. Grazie al presidente, grazie alla società, grazie a tutti e grazie a questo pubblico che anche oggi ha risposto alla grande. E grazie a Nicola. Grazie. E saluti alla bimba Fabietto. Fabio Mecchini, team manager. Tu hai dovuto in qualche occasione intervenire per raccogliere i cocci, quest'anno poco per fortuna, e allora a te adesso suggellare non i cocci ma la coppa che si alza, Coppa Italia e soprattutto il campionato. Emma Villas, A2. Coppa Italia, campionato, tutto quello che era... Perché ti allontani la parola dell'acqua? Ho capito. No, quest'anno è stata un'annata fantastica. Quando c'è la difficoltà di confermare quello che è stato fatto in estate, per cui il campionato, la squadra che doveva vincere a tutti i costi perché eravamo la squadra da battere. Non è scontato dimostrarlo, questi ragazzi sono stati bravi, perché alla fine quando hanno il peso sulla coscienza, sulla testa e dover vincere fino alla fine, fino al penultimo turno, hanno dimostrato di saperlo fare. Non è da tutti di confermarlo in campo. Non è da tutti stare in un gruppo dove ci sono veramente senza frasi fatte, 12, 10 titolari. Qui sono stati bravissimi ragazzi a avere la pazienza nell'anno, a giocare chi più, chi meno. Bravo l'allenatore, brava la società, bravi tutti, bravo il pubblico di Chiusi che fino a stasera ci è stato veramente vicino. Bravo tutti e io come l'anno scorso dico anche bravo a te perché alla fine poi non ti dice nessuno, te lo dico anch'io. Grazie. Bravi, arriva l'acqua come l'anno scorso. Noi ormai siamo sempre abituati all'acqua qui, E allora ecco questi due bravi ragazzi, bravi, bravi tutti quanti. Ma abbiamo Lotti, grazie Fabio, alla festa. Lotti, allora qui bisogna saper aspettare, bisogna continuare ad allenarsi, bisogna essere sempre in forma. Oh, tu che sei uno skipper, hai fatto proprio questo e poi hai messo il suggello anche in questa partita finale. Bravo Lotti. Grazie. Oh, Lotti sarebbe Marco Lotito al secolo ovviamente. Dovevamo stringere i denti, avevamo fatto un'ottima gara lì a Mondovì, quindi siamo stati più che bravi oggi a chiudere in 3-7 la partita perché doveva essere nostra, sapevamo che era nostra, quindi non ci siamo inventati nulla, abbiamo semplicemente messo in atto quello che sapevamo fare e siamo strafelici. Abbiamo conquistato questo grandissimo traguardo e lottando dall'inizio alla fine. 12 grandi uomini, 12 grandi uomini. 12 grandi è uno stronzo, però. Allora lui è il flemmatico Simone. Sì. Non si può dire in diretta che cosa pensi sul serio. Di lui? Non si può dire, perché sennò mi censurano sicuro. E lui è il flemmatico Spesca. Scusa Simone, ma è dura essere sempre all'altezza della pressione del ruolo che ti viene imposto, che è quello di vincere? Beh, sicuramente disputare un campionato sotto pressione per vincerlo è sempre difficile, però alla fine è la soddisfazione più grande, soprattutto... Fatti male, certo. Tanto ormai.
Soprattutto sì, quando la squadra è costruita per vincere la pressione è più grande. Ma le squadre costruite per vincere non sempre vincono. Le squadre costruite per vincere vincono quando ci sono grandi giocatori. Era quello che stavo a dire, esatto. Fammi venire un giro qua sempre. Allora qui cosa facciamo? Anarchia, le domande chi le fa? Allora. Vieni qua adesso, Marco, scusa, tu che... La Statua della Libertà, ti bagni il capello, asciugalo che dopo ti raffreddi. Stai in atto una secessione. Sta vincendo la sezione di destra. La secessione, Io non faccio la Statua della Libertà, salvo il microfono. Mario, dicevamo, essere all'altezza della squadra più forte, dei giocatori più forti, di quelli che devono stravincere, che devono annientare tutto il resto, essere all'altezza vuol dire essere una grande squadra, essere dei grandi giocatori. Tu sei il grande capitano. Dei grandi uomini, soprattutto, che mantengono sempre le promesse che fanno. Tu hai promesso di compiere 3 compleanni quest'anno, uno in Coppa Italia, uno il tuo biologico e uno oggi. Non era semplice, siamo stati bravissimi, anche fortunati in determinati momenti della stagione, se per fortunati intendiamo qualche infortunio di troppo. Con chi? Andrea, tu che sei qui, è bene che ti mandi via perché sei molto pericoloso. Ma che dobbiamo fare noi? No, poi aspettate un attimo perché mando via Andrea. Intanto continuano a combattere. Va bene, vai. Allora, Andrea, tu... Se vincono è in dramma, Lotti. Dimmi tu, dici qualcosa tu, devi dirci qualcosa. Io sono convinto che questa squadra sia stata all'altezza, che ha dimostrato che il progetto intrapreso 4 anni fa ha trovato gli uomini giusti per arrivare a questo risultato, che è il risultato di chiusi in Serie A. Perfetto. Andrea Di Marco! Mo, lasciamo stare quello che ti sei scritto a casa, una cosa dal cuore, mo. Allora, le emozioni che hai provato facendo la telecronaca del nostro streaming partita dopo partita. No, noi abbiamo fatto delle telecronache. Emozioni, davvero, avanzo, emozioni. Avanzo, abbiamo fatto un'alzata con il piede. È una avanzo, un'alzata col piede. Allora, questi giovanetti che sanno che io so, diciamo, quasi 60 anni, sanno che le mie emozioni passano attraverso la voce, ma come voi ben ricordate le mie telecronache sono asettiche, anglosassoni. No. Ma come? Faccelo vedere. Vabbè, pure questa vado via. No, vieni qua perché c'è un grande centralone. Hai dato la tua dedica quotidiana a Alessandruccia tua? No, ma che io. Cosa dedichiamo a Alessandra? La tua dedica, Andrea, adesso è il momento. Vabbè, col cuore di darla. La dedica quella divorzia. Non possiamo dire che cosa ha detto sul dare. Vieni qua e riparliamo. Ma la dedica non è solo a mia moglie, certo, lei sopporta tutto, i malumori, tutto quanto, ma è alla mia famiglia, a questo spettacolare pubblico, ai ragazzi e soprattutto, vabbè, la dedica dobbiamo fare anche a Roberto Braga, che l'abbiamo messo in croce dentro lo spogliatoio con 1500 scherzi, quindi... E poi a tutte le persone che stanno qua, tutti quelli che lavorano dietro le quinte, non inizio a fare i nomi perché sono troppi, non me ne ricordo. Dovrei aspettarli tutti il 10 maggio. Tutti 10.000 il 10 maggio. Il 10 maggio. 10.000. Tutte 10.000. 8.000 chiusi più un 2.000 di staff, eccetera. Il 10.000 il 10 maggio. Perché che c'è il 10 maggio? Il 10 maggio c'è dentro. C'è il compleanno. Fa il compleanno. Mario invita tutti al suo compleanno e io voglio invitare Roberto, Robertuccio, perché anche lui lo merita. Roberto, ma ci dicono che nello spogliatoio ti hanno vessato, sei stato... È tutto l'anno. Non è vero! È lui! Che mi nascondono tutta la roba. Le scarpe. Da me. Divulgheremo le foto. Hai capito? È infame. Guardate, questi io dico che sono bravi ragazzi, ma in realtà sono infamoni. Siete degli infamoni. Lasciamo Roberto, vieni qua anche te Simone, tra noi che siamo i più alti della compagnia scorre del feeling. E allora Robertino,
tu quest'oggi hai fatto pochi punti, ne avrai fatti 6 o 7, che per un centrale normale sono moltissimi, per te sono pochi, la tua media punti a partita è elevata, il tuo stato di forma è continuo. Grazie. Simone, noi siamo contenti di Roberto. Contentissimi. Io, come ho sempre detto, la cosa importante è il gruppo. Questo dall'inizio dell'anno, cioè dal mio arrivo, è un gruppo di persone giuste al momento giusto, al posto giusto. E questo è il risultato. Abbiamo vinto campionato, Coppa Italia e adesso... E adesso mi chiamano Anna. E allora ciao, invece Roberto rimane qui perché Zeon Fiolde Padova. Per il secondo anno consecutivo ti dico sì. Zeon Fiolde Padova. Padova, però qui a Chiusi ho vinto il mio terzo campionato consecutivo in 3 serie diverse. Per me è una soddisfazione a livello mio personale unica. Ho trovato della gente in gamba, preparata, gente che ha voglia di vincere, di lottare. Oltre a, come diceva Simone, un gruppo fantastico, ho trovato uno staff che veramente ha voglia di lavorare, ha voglia di lavorare per noi e per il risultato. E questo tutt'oggi si vede. E infine il pubblico ci ha sempre seguito, ci ha seguito fino a Mondovì per vedere l'impresa. Ci ha seguito sempre. Ora succederà quello che succederà, ora ci godiamo questo momento, siamo in A2, meritata A2, abbiamo staccato Mondovì, non ci pensiamo più, ora andremo a Parella tranquilli, che è la cosa più bella. Io l'avevo intravista un po' sta cosa, però ora è ufficiale, andremo a Parella tranquilli, una settimana tranquilla, comunque giocheremo, non è che andremo là in vacanza, giocheremo. Certo, e soprattutto andiamo in Serie A dalla porta, non di servizio, ma dalla porta principale, dalla porta principale. Range number one del campionato di B1, noi, Emma Villa. Sempre. Davide Urbani e Simone Pellegrini, che è il mio preferito, io ho la sua maglietta e adesso me l'autograferà live. Live, sentite voi due che siete stati costretti ad allenarvi sempre e a giocare soltanto in qualche ritaglio, però quando siete stati chiamati siete stati subito pronti. Voi fate parte di un grande gruppo, fate parte di una grande squadra, siete dei grandi uomini, ragazzi, e quindi questo campionato di A2 che avete conquistato è pienamente meritato. Io vi voglio ringraziare e adesso voi dovete fare la dedica. Prima di tutti, lui che è il più anziano, Davide, la dedica. No, sono anche più anziano, è vero, madonna. La dedica va sicuramente alla città di Chiusi, va al pubblico. No, a parte tutto, no, è vero. La dedica a una ragazza. No, per l'amor di Dio. Ho smesso di dedicare le cose alle ragazze. Allora, questi due sono frutto del suo impegno. Ci ha messo tanto di impegno. Nelle giovanili del Perugia e oggi... a Chiusi, questi li ho allenati per parecchi anni fino alla Serie A2. Benissimo. E adesso avanti. La dedica di Simone. Ma sicuramente, come ha detto Davide, la città di Chiusi. In primis, i miei compagni che comunque sia mi hanno giocato le gran partite dal primo all'ultimo. Alla mamma che è davanti, al babbo, al fratello. E poi sul serio, chi l'ha detto? No, vabbè, ringrazio tanto i miei compagni che mi hanno fatto vivere delle belle emozioni, che a 17 anni penso sia una gran cosa e spero che... Penso di sì. Momento più serio anche allo scomparso presidente provinciale di Perugia, Domenico Guiducci, che lo ricordiamo con molto affetto, specialmente io. Ciao Domenico! Ciao Domenico! Ciao Domenico! E ora abbiamo lasciato Romano, non dico per ultimo, ma perché è stato rapito da altre emittenti televisive, ma l'abbiamo lasciato dulcis in fundo e con la sua bimba che ogni anno cresce sempre più. Ogni campionato è sempre più alta. Vabbè che è facile essere alti come il Pellegrini, è facile. No, scusa. Vai a farti intervistare. E allora abbiamo qui il Giannini Junior e la Giannini Senior. Ah no, scusa, è il Giannini Senior e la Giannini Junior che ogni campionato che vinciamo salza di 10 centimetri. Adesso cerco di mettermi sulle punte perché è molto alta. Romano. Questa sarà una grande giocatrice di pallavolo. No. È così. Parola con lo sport non è proprio... Ma invece tu con lo sport hai qualcosa da dire, perché abbiamo
come dire, due campionati cecchinati, due coppe Italia cecchinate. La A2 è dell'Emma Villas, Romano, un gruppo fantastico, una squadra fantastica, ma insomma essere all'altezza delle aspettative che davano lo schiacciasassi Emma Villas vincente dappertutto, e dimostrarlo vuol dire che c'è stoffa, non che c'è improvvisazione. Bravo Massimo, hai detto la cosa giusta, sicuramente un grande gruppo, indipendentemente dal fatto che l'obiettivo andava centrato, perché sulla carta eravamo forti e lo abbiamo dimostrato. Noi non è che dovevamo vincere perché qualcuno ci ha detto voi dovete vincere, noi volevamo vincere perché pensavamo di essere la squadra più forte e volevamo dimostrarlo a tutti, ma in primis a noi stessi. Un grande gruppo, cioè grande squadra, sì, tecnicamente, individualità, sulla carta siete forti, ma un grande gruppo. 2 anni che ho due gruppi fantastici. Romano si sta commuovendo, il rude Giannini che si commuove. No, cerco di trattenermi, però cioè, come ho lavorato questi 2 anni a Chiusi, e non lo dico perché abbiamo vinto, ma non ho lavorato mai in nessun'altra parte. Cioè veramente qui a Chiusi mi hanno fatto lavorare alla grande, mi hanno fatto capire, perché l'avevano visto nella mia passione, cosa significa lavorare per gli obiettivi con la passione di Giannini. Io, con un grande gruppo si può raggiungere tante cose, poi il merito chiaramente va ai ragazzi, però l'allenatore ci ha messo del suo, loro mi hanno seguito e si è raggiunto questo grande obiettivo. Nel settembre di 2 campionati fa, quando tu hai preso una squadra che aveva vinto la Serie C, e ti hanno detto guarda noi vogliamo andare in Serie A, tu nel profondo di te stesso hai creduto che fosse vero, oppure hai detto sì vabbè? Ma ogni giorno di più, conoscendo Gianmarco Bisogno, ci credevo, lo dico chiaramente. Cioè io 4-5 giorni alla settimana ero all'Emma Villas dentro il mio ufficio a lavorare per creare questo insieme a Gianmarco, e vederlo tutti i giorni mi dava la percezione, cioè percepivo che questo è un personaggio che farà benissimo nella pallavolo italiana. Poi chiaramente essere io vicino a lui nella pallavolo italiana è ancora meglio. Difatti giorno dopo giorno è arrivato questo grande obiettivo e continuiamo a sognare. La A2 dalla porta principale, ma chi ci ferma? Non lo so, io sono arrivato sempre secondo, poi chiaramente mi prendevo le mie responsabilità perché c'avevo le mie responsabilità, però arrivi secondo, quindi manca poco, possibile non riesci a far qualcosa di più. Obiettivamente adesso che questi secondi posti si sono tramutati sempre in primo posto mi fanno sentire orgoglioso di me, ma orgoglioso di quello che ho fatto per tantissimi anni, che adesso chiaramente è ripagato. Allora il number one Giannini ha allenato la squadra che ha dominato il campionato, ha conquistato la A2. Giannini sugli scudi. Grazie. Grazie Romano, ma grazie anche a te.